Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi insegno a usare vi oppure vai, come volete, la legge di Piltover. Vi spiego velocemente le spell, altre due cosette da sapere e poi passiamo al gameplay che è la parte più interessante, direi. Allora, la passiva, scudo energetico, vi dà uno scudo quando colpite un nemico con un'abilità, quindi è semplice. La Q, spaccaferro, carica un pugno e vi spinge in avanti, fermandosi all'impatto con un campione e facendo danni sbalzandolo all'indietro. La W, colpi ammaccanti, riduce l'armatura, vi dà attack speed e dà un bonus al terzo colpo. Ovviamente riduce l'armatura ai nemici, non a voi. La E, forza eccessiva, vi dà danni bonus sul prossimo auto attack e colpisce anche i nemici indietro con un'onda d'urto. E invece la Ultimate, aggressione violenta, è quella broken. Quindi cliccate su un bersaglio, lo caricate sbalzando via qualsiasi cosa e qualunque cosa sul vostro percorso, lo buttate in aria e fate un sacco di danni. Ovviamente siete anche immuni a qualsiasi CC e cose varie. Le cose da sapere su Vi o Vi, appunto, non so mai come si dice Vi o Vi, boh, sono poche. Dovete resettare gli auto attack con la E, non sprecare il gap closer quando possibile e boh, fondamentalmente penso basta, dato che è un campione piuttosto semplice da usare. Però passiamo al gameplay così magari vedete e realizzate meglio come si gioca. Vai. Ah, è tardissimo e parlo a bassa voce perché tutti dormono. Mi sono dimenticato di dirvi di lasciare like alla pagina Facebook di Martina, che trovate in descrizione per i disegni bellissimi. Ciao amici. Anzi no, non è finito il video. Niente, ciao. Ciao amici, benvenuti in questo video serissimo. Ed è la prima guida del canale su Vai. Che è un champion piuttosto semplice da giocare in realtà, però volevo spiegarvi le cose base e farvi vedere un game, sperando vada bene, per farvi vedere come si carria. Le mastery e le rune dovrebbero apparire da queste parti sullo schermo, quindi ci saranno. E nulla, si starta di W, poi si prende la E come seconda spell, e poi chiaramente la Q e si maxa la Q. Comunque magari anche di questo vi lascio un grafico, così sicuramente non sbagliate. Intanto Dante si lamenta per il pannolino e nulla, iniziamo. Vi dirò man mano le cose che bisogna fare con Vai ed è in realtà piuttosto semplice appunto e vedrete anche voi che è semplice salire di Elo con Vai. Oh, cazzo, si inizia dal blu, ecco, vedete quanto possa essere stupido io che mi dimentico ancora dopo una season e mezzo ormai che non spawno più la rana, ma bisogna uccidere questi comunque. Lo smite vi sconsiglio di usarlo al primo campo perché lo potete usare al secondo o al terzo per curarvi, dato che non ne vale la pena. Allora, una cosa fondamentale di Vai comunque è cancellare l'auto attack, quindi appena dopo un auto attack usate la spell, così massimizzate il danno e non sprecate tempo, perché se lo usate mentre parte un auto attack lo cancellate, quindi non ne vale la pena. Quindi è tanto importante anche nella combo quando andrete ad attaccare i nemici fare questa cosa, quindi auto attack subito dopo la E. E nulla, così guadagnate tempo. Ora andiamo a red, non sono sicuro che questa sia la route di giungla migliore onestamente, perché da quando è iniziata questa season nemmeno io l'ho capita bene, ma questa dovrebbe essere una route decente per gankare a livello 3. Ok, ora siamo al 3, full vita. Vorrei provare mid perché Lux ha il binding, quindi dovrebbe essere, non dico facile da uccidere, ma comunque dovremmo far sprecare qualche summoner. Ok, andiamo, andiamo, andiamo. Ecco, appunto, vedete, vi dicevo del binding. Lux è stata brava, l'ha preso, è GG. Quando gankate usate come funziona in giungla? Stesso discorso, usate la Q. Io faccio in realtà un po' di confusione, anche perché non mi sono preparato a nessun discorso e niente del genere. Dovete fare Q, auto attack e subito dopo E, in maniera tale da sempre massimizzare il danno con le spelle, auto attacchi. Vabbè, solito discorso, ormai lo saprete a memoria, tutti quanti lo dicono. Però è importante, molto importante, quindi fatelo sempre. E nulla, Dante un pochino si lamenta per il pangolino, quindi perdonatemi. Nella guida, il momento migliore perché Dante pianga. Perfetto. Vabbè, voi siete abituati ormai, dato che seguite me. Allora, vorrei provare a gankare top. Proviamoci, no? Ed è finito, yeah, hanno finito, perfetto, niente più pianto di Dante. Proviamo a gankare un attimo questa Poppy. Perfetto.
Ho fatto sempre la stessa cosa di cancellare l'auto-attacco con la E e nulla, Poppy è morta semplicemente. Tra l'altro non aveva nemmeno lo scudo, quindi piuttosto free. E infatti, vedete, se fate correttamente le cose, Poppy vi scoperà vostra madre. L'ha detto lei, scusa. Ah no! No! Scoprirà il vostro dio. Ma l'ha scritto. Vabbè, torniamo a mid e poi andiamo in base. Potrei anche fare Giorgio, ma se Lux riesce a baitarla, brava Lux. No, però ha mancato il binding. Pushiamo la lane, vabbè, ha sprecato il ghost, se va bene così. Quando il vostro mid laner ha poca vita, o in generale il vostro laner ha poca vita, aiutatelo a pushare la lane perché conviene sia a voi che a lui, perché deve andare back. E nulla, Rosso resta in giungla perché Vi non ha problemi a giunglare anche senza oggetti, quindi faccio l'ultimo giro. Lupi, Rana e poi torniamo back, abbiamo un bel po' di gold da spendere. Una cosa importante quando decidete di gankare una lane, soprattutto all'inizio, cercate di gankare, almeno prima del 6 insomma, cercate di gankare lane che sono facili da gankare. Ad esempio le più facili sono mid e bot perché abbiamo i CC di Nautilus bot e eventualmente quello di Vayne, e mid stesso discorso che ha il binding e lo slow, quindi guardate i vostri laner e anche i laner nemici, perché ad esempio Cassiopea è un personaggio che non ha escape, quindi è facile gankare sia perché Lux ha un binding sia perché lei non ha escape. Se ci fosse stato Fizz probabilmente non avrei gankato mid, ad esempio. E nulla, questo è importante. Non essendomi preparato nulla, cerco di essere, cioè, insomma, spero sia utile la guida, anche se non, magari non dico nulla di eccezionale o di segreto. Se sperate in qualcosa di top secret, non c'è nulla di top secret. Abbiamo già il livello 6, che è buono. Ora torniamo a mid perché Cassiopeia non è il ghost. Quindi, allora, se potete, un'altra cosa, cercate di non utilizzare la Q prima della R. Tipo, ora vorrei cercare di utilizzare prima la R e poi la Q, in modo tale che ho il gap closer se dovesse scappare. Così. Se invece avessi usato la Q, probabilmente ora sarebbe scappata Cassiopeia. Un errore che fanno in molti. Con qualsiasi jungler in generale, se potete avvicinarvi all'avversario senza utilizzare il gap closer, fatelo. Perché, vabbè, poi chiaramente dipende dalle situazioni, non è universale questa cosa, però generalmente è conveniente non utilizzarlo prima. Ad esempio, anche per entrare in range di R, non usate la Q, cercate di arrivarci a piedi perché ci riuscite quasi sempre. E niente, intanto continuiamo a farmare, sono spawnati i buff. Non conviene, penso, fare invade nella loro giungla perché Nocturne è comunque molto forte in 1 contro 1. Nocturne è top, ora andiamo noi bot e rubiamo il suo red. Ecco, ad esempio ora un'altra cosa. Nocturne ha startato probabilmente il red buff e ora è top. Quindi noi possiamo tranquillamente invaderlo. Ah no, il red sta per spawnare. Beh, quando spawna lo invadiamo e andiamo a rubare. Intanto ci accontentiamo dei wraith, di qualcosa della giungla, insomma. Oh, una ward, arriviamo. E nulla, continuiamo a giunglare. Comunque, vabbè, la build di V anche magari ve la lascio in sovraimpressione per tutto il game, così vi rendete conto quali sono gli oggetti migliori da prendere. Vabbè, una build piuttosto semplice e ovvia. Questo gank invece non ha troppo senso, a meno che la loro... la mia Q l'ha spostata nel binding di Lux. Vabbè, è stato un po' un gank fortunato. Non avrebbe avuto molto senso se consideriamo una giocata a elo. Questa qui considerate è gold platino più o meno, quindi non è elo particolarmente alto, ma la maggior parte di voi immagino saranno intorno a quest'elo, quindi ha senso fare un game a quest'elo per farvi vedere come si carria. E alla fine considerate sono 4-0 e non ho fatto nulla di speciale, cioè non è che ho fatto qualche big play o niente del genere, ho semplicemente gankato al momento giusto le lane giuste e soprattutto non ho perso tempo, infatti sono praticamente livello 8, nemmeno il mio mid laner è livello 8. Cioè sono più alto di qualsiasi eroe champion nel gioco. Confusione con Overwatch. Ed è sempre buono perché potete fare un 1v1 con qualsiasi cosa. E a volte anche 2v1. Non so se gankare questo Twitch perché non so se c'è trash nascosto da qualche parte. Vabbè, proviamoci, è un po' rischioso. L'exhaust mi ha fregato. Vabbè, questo qui è stato un errore stupido mio. Non bisognava levare, vabbè. Non fa nulla. Ho voluto un po' troppo da... Comunque senza exhaust avrei fatto kill e sarei andato back, ma la botta alle summoner, quindi sono una bestia io.
Anche perché quando snowballo tendo a essere greedy. E ho regalato un double buff a Twitch, che è utile per vincere la lane. Soprattutto è comodo a me. Vabbè, magari lo vado a riprendere. Tra l'altro un'altra cosa grave è che ho sprecato la ulti, che quando ho la ulti un gank generalmente con la ulti va è un gank e una kill, quindi non bisogna sprecarla. Andiamo a fare il red, se non l'ha rubato Nocturne. Infatti l'ha rubato anche Nocturne. Questo tutto perché sono stupido e faccio questi errori. E vabbè, pazienza. Ok, allora, top Poppy non penso che riusciamo a ucciderla. Potrei provarci, ma è tankosa, forse ho guardato. Sì, ho guardato, non ha senso, lasciamo perdere. E comunque con Teemo top che non ha CC, non ha niente. A parte questo qui non ha nemmeno danni perché ha preso i boots primo item. Quindi, boh, un po' a caso. Non avremo mai danni per ucciderla. Però possiamo andare mid. Ecco, se a questo avessi avuto la ulti sarebbe già morta Cassiopea. Niente ulti. Bravi bot. Ah, qui non ho ward, dovrei mettere una ward qui. Infatti arriva Nocturne. Probabilmente muoio qui, perché il loro mid laner può seguire molto prima del mio. Vabbè, ci sono le piante, dai. Mannaggia, vabbè. È stato greedy da parte mia perché appunto il loro mid laner ovviamente seguiva prima del mio. Il mio poteva seguire, ma non si è promosso alla mid lane, cosa che succederà il 90% dei casi ad elo basso. Quindi state attenti a fare invade. Allora prendiamo mana. Soprattutto perché non avevo la ward. Ma comunque, immaginavo Nocturne fosse lì. O forse l'avevo visto, non ricordo nemmeno bene. La Shin per il Burst. Potrei gankare a bot perché già stanno vincendo di suo. Quindi un altro consiglio generale per la giungla. Poi chiaramente sono consigli generali, poi dipendono sempre da game a game. Quando una lane sta straperdendo, non gankate quella lane, perché se c'è un counter gank rischiate di perdere il game. A meno che non siete proprio sicuri di fare kill al 100%. E invece gankate lane che vincono, perché è più facile snowballare, dato che già stanno vincendo loro. Quindi se venite anche voi allo snowballing, chiaramente aiuta. Non ha senso invece andare a rischiare e perdere tempo su lane perse o su lane dove non riuscirete mai a fare la kill, giusto per aiutare il vostro laner che pinga, spam i gank, ignoratelo e basta. Sono Adlus è cattivissimo. Stanno fightando ma io sono... Vabbè niente, non arriverei mai a tempo, quindi lasciamoli morire e basta. Dato che sono morti mi ruba anche la wave bot. Tanto. Gliela pusho sotto torre. Questa cosa in teoria non si dovrebbe fare. Però se volete carriare in solo Q la potete fare. Perché, boh, più snowballate, più carriate e nulla. Ha senso, no? No, c'era nemmeno la torre. Ecco, allora a maggior ragione avrei dovuto farlo. Se ci fosse stata la torre avrebbe avuto anche un senso, ma così non proprio. Vabbè, ci possiamo prendere il Drake in ogni caso, quindi un senso potrebbe averlo. Arrivando il loro team, vabbè. Non credo sia un problema. Assicuratevi il Drake e andiamo a ammazzare anche quest'altro. No, andiamo a mid ammazzare Cassiopeia. Anzi, ci prendiamo prima il red e poi andiamo a ammazzare Cassiopeia. Sperando non arrivi Twitch qui, cosa probabile. Soprattutto se ho guardato. Ok, un altro gank che potete fare, piuttosto semplice, è questo. Quindi mettete qui, fate così. Oh shit, c'è Twitch dietro. Infatti mi avevano visto. Devo sprecare il flash, mannaggia. Vabbè, comunque quello è un buon gank volendo per la mid lane. Usate la Q, saltate il muro e... senza sbattere come faccio io. Che sono scarso, ma. Boh, intanto continuo a giunglare. Visto che non c'è una lane da gankare. Potrei anche aspettare qui Nocturne. Però mi servirebbe una mano di Lux se viene Cassiopeia. Oppure andiamo a mid, va.
Appena usato il ghost, quindi vuole ingaggiare. Va bene, purtroppo ora non l'ho presa con l'Akuma, vabbè, non importa. Vado a rubare il blu. Qui c'è un Nocturne che muore, se non ci ha visto. Dammi quel blu buff. No! Va bene. Se sono liberati, forse vado back, altrimenti aspetta ancora un po'. No, aspetta ancora un po' allora. Questa poppy quanto è tankosa, è disgustoso. Ho attaccato anche Thresh in modo tale da applicare lo slow. Lol. Lo scudo di Lux dov'è? Lux no! Dai! No! Scusami! Ma siamo seri. Cioè, sei seria. Vabbè, poteva salvarmi, ma non si rende conto di nulla. Vabbè, in compenso i soldi per la Trinity Force. Quindi va bene così. Lux mi trolla, unlucky. E boh, a questo punto siamo così in vantaggio e possiamo fare la qualunque cosa in realtà. Con tutte queste kill, soprattutto questa build, one-shottiamo chiunque, o no, qualsiasi combo. Feels bad, feels cretino. Frate, Nocturne. Oddio, si è salvato, che lifesteal. No, forse no. Minion! Morto dei minion. Ma no, questo feels bad, non Lux. Comunque. E nulla, a questo punto dicevo possiamo fare qualunque cosa perché siamo talmente fiddati che 1v1 con chiunque, easy. E con la combo one shottiamo Cassiopeia, Nocturne, Twitch. E gli altri muoiono e basta. Probabilmente anche con questa Poppy che in teoria il top laner vi dovrebbe battere 1v1, possiamo fare 1v1 tranquillamente. Anche perché il challenging smite che riduce i danni. No, ma anche se non avessi avuto il challenge smite, qualunque smite avesse. Vabbè, lo smite sprecato di Tosino. Continua a pushare. È veramente fondamentale. Se si è giocato, cioè, se volete carriare un game, no, non perdere tempo. Penso sia la cosa in assoluto in giungla che dovete sempre rispettare. E non fermarvi mai, cioè continuate a muovermi, giunglate, gankate, non perdete mai tempo, non restate fermi da qualche parte per troppo tempo. Cioè veramente dovete semplicemente continuare a muovermi e a giunglare, perché guardate il mio livello rispetto agli altri, cioè Nocturne 3 livelli sotto, il mid laner nemico 2 livelli sotto, e boh, dovrebbero essere quelli con più exp, quindi vi rendete conto che sono enorme. E appunto vi ripeto che sto giocando un champion semplice e quello che ho fatto io lo potrebbe fare chiunque di voi. Dovete semplicemente non sprecare tempo e gankare le lane giuste. Perché non ho fatto play, non ho fatto nemmeno flash Q, qualcosa di un minimo più complicato che potrebbe essere utile fare, ma veramente zero. Ganko le lane, pusho, prendo exp, vado a gankare un'altra lane, ora ganchiamo mid. Anzi, più che ganchiamo in realtà difendiamo la torre, ma. Ok, vabbè, in realtà ganchiamo mid perché siamo così fidati che. Mi ero girato per schivare la ulti di Cassiopeia, vabbè, ma queste cose forse sono un po' troppo avanzate. No, non voglio morire, all'angolo della torre, meglio se vado back. Prendiamo la torre mid. Questa cosa potremmo anche cesare. No, c'è Poppy. Io li ignoro, vado a giunglare e a prendere altra esperienza. Tra 10 secondi c'è l'oro red, uffa. Qua non ci sono. Dov'è questa ward? No, non la trovavo. Andiamo a prendere la torre bot. Boh. Alla fine questo game, anche se la mia bot lane ha vinto, tutte le altre lane non hanno fatto un lane particolare, l'ho stracarriato io. Aspettiamo qui qualcuno che passa e lo ammazziamo. Sperando non sia Poppy, perché se passa Poppy la ignoriamo e basta. Ignoro, vabbè no. Guardate che io se faccio sempre quella storia del di cancellare gli attacchi. Vedete, l'ho appena fatto tre volte di fila e i danni sono insensati, divai. No, la mia pentakill.
Vabbè, insomma, penso ci sia poco da aggiungere per questo game. Ah, potete concentrarvi anche sui draghi, veramente. Dopo magari una killbot cercate di prendere un obiettivo, tipo il drago, la torre. Soprattutto la prima torre che dà un sacco di soldi. È importante. E boh. Credo bene o male sia tutto, anche perché vi ripeto che Vayne è un champion semplice da usare. Vediamo un pochino. Ah, comunque se questa guida dovesse piacervi fatemelo sapere perché così mi rendo conto che vi piace e ve ne porto altre. Oppure i soliti video. Vabbè, a questo punto in teoria bisognerebbe andare tanky. Vabbè, andiamo tanky, dove è una guida, bisognerebbe non trollare cose così. Quindi prendiamo questa, Magic Resist, prendiamo questa. Anche l'Hex Drinker potrebbe essere un buon compromesso, dato che ti dà quello scudo che è forte, considerando che hanno Cassiopeia. Boh. E un po' di danni addizionali che fanno sempre comodo. Vabbè, chiaramente poi buildare in team, base al team avversario. Loro hanno principalmente danni fisici. Quindi ho preso prima la Deadman Plate che gli dà anche movement speed utile. Ora andiamo a uccidere mid, no? Cioè sono 4 livelli sopra, anzi 3 appena livellato. E loro mid lane. Auto attack ed è, vedete. Yay. Boh, è così carriate game fondamentalmente. Lo dice anche Cassiopeia. Allora, questa guida è affidabile. No, vieni qui. Ho cancellato la Q, ops. Vabbè, forse è un bene. No, in realtà no, perché comunque fai darli però. Aspettiamo che scada di Poppy e poi andiamo. Quanti controllo su Amazon le cose dell'altro? Sì, va bene. Hanno scelto Vayne, arrivo Vayne. Era la mia kill. È vero Dante? Sì che era la mia kill quella. No. Svuotata? No. Sono cattivo. Ma che ti ha fatto invece questi Farmiamo. Questa cosa del lato attacco potete fare anche sul Nexus e sulle torri, chiaramente. Su qualunque cosa. Quando abbiamo i soldi, Ma potrei anche questo prendere pianto la sta Banshee. diventando carino. Sì. Predict. Anche se in realtà non l'ha fatto per me, però. Andiamo la top. Non arrabbiarti. Andiamo a fare il Nashor, va, così finiamo il game in maniera più veloce. Perché non ci sono, ok, andiamo a fare il Nashor, dai. Questa Lux non mi scuda mai, ce l'ha con me. Ah, vabbè, hanno surrendato. Insomma, questa era la guida di Vi, breve ma intensa. Spero vi sia piaciuta e spero vi sia stata utile. Se sì, fatemelo sapere. Se non ho detto niente di utile, fatemelo sapere. E nulla, se volete più consigli, se avete suggerimenti, ditemi tutto quanto. E ci vediamo presto in un prossimo video. O una guida. Però la guida ci vuole un po', perché i disegni di Martina sono qui. E ci vuole tempo per farli. Ci vuole tempo perché è lenta. No, non lenta nel senso di disegnare, ma lenta. Io dico, fai questa cosa e la fa dopo una vita. Quindi, a presto. E nulla, ciao amici! Yeah.